Abbiamo in nostra compagnia Brunetto Salvarani, teologo. Ben trovato, Brunetto, grazie per essere con buongiorno, noi. Non è la prima volta che ti abbiamo ai microfoni di RWS, ci fa veramente piacere. Brunetto Salvarani, insieme con il filosofo Roberto Mancini, che non ha niente a che fare con l'allenatore, vero? Vabbè, sì. Battutaccio, vabbè. Sì. Allora, Brunetto Salvarani e Roberto Mancini hanno scritto di recente un saggio dal titolo Oltre la guerra, le vie della pace tra teologia e filosofia. E se capisco bene, Brunetto, tu hai svolto proprio la parte relativa alla teologia. Uno potrebbe dire, vabbè, ma la teologia, la fede cristiana è necessariamente oltre la guerra. Però, ecco, nella tua esposizione, io ho letto anche poco fa l'indice, lo scandalo della violenza nella Bibbia, pace e guerra nella storia della Chiesa, semi di una teologia per la pace. Ecco, tutto questo significa che non c'è niente di scontato, che sì, la pace non è che si imponga, come dire, come un dato ovvio anche della fede, persino della fede cristiana, almeno da quello che comprendiamo dalla storia. Sì, sì, è così. Basta guardare appunto la storia delle chiese e la storia delle religioni e scorgere come le religioni purtroppo si sono prestate sia a essere sicuramente focolai di pace, di dialogo, di non violenza, di amore per il nemico in diversi casi, ma anche come luogo in cui la guerra è stata celebrata come guerra giusta, come guerra santa, come guerra contro il nemico di Dio. E purtroppo abbiamo degli esempi significativi anche nel nostro secolo, negli ultimi tempi. E anche nella stretta attualità, perché io penso alla guerra in Russia-Ucraina, dove abbiamo anche il patriarca di Mosca che lo dice, noi combattiamo per la civiltà, per Dio. Ecco, questo è un poco quello che è emerso. E temo che anche nel conflitto in Medio Oriente Dio sia spesso una bocca dell'uno e dell'altro, ecco. Sì, sì, questa è la cosa che forse colpisce di più, perché il conflitto medio orientale o israelo-palestinese, come lo si voglia chiamare, nei primi decenni del suo avvenire, dal 1948 in poi, è stato sicuramente un conflitto che non aveva nulla di religioso, nessuna parvenza, nessuna mistificazione, mentre invece dagli anni 90 vediamo, in coincidenza con un clima culturale complessivo, clima sociale cambiato sul piano internazionale, diventa quello che non era e che non avrebbe voluto essere. Ecco, ma cioè, la religione fa parte della soluzione o del problema? Ecco, per quel che riguarda la pace. Questa è un'ottima domanda. Noi naturalmente abbiamo scritto questo libro perché vorremmo che fosse non solo parte del problema, ma un punto di partenza ineludibile. Però per farlo bisogna appunto demistificare e decostruire tutta una serie di vicende in cui invece, come dicevo, la religione si è fatta strumentalizzare. La strumentalizzazione delle religioni non l'abbiamo inventata noi, oggi perché è ancora più vistosa? Perché c'è la debolezza della politica, evidentemente. Quando la politica batte in testa, l'altro, diciamo, grande codice di riferimento dell'esperienza umana è quello religioso, e allora si trova sempre qualche leader religioso, qualche sacerdote, qualche imam, insomma potremmo andare avanti molto, che invece sostiene il fatto che esista una guerra giusta. Il motivo per cui io ho lavorato anche sulla storia della Chiesa, ho identificato 7 paradigmi che nella storia della Chiesa si sono avvicendati, è perché appunto la guerra giusta e la guerra santa fanno parte, ahimè, della nostra storia di chiese cristiane, con tutte le contraddizioni naturalmente che questo comporta. Ecco, uno potrebbe dire, va bene, però si tratta della storia umana e quindi forse è anche logico aspettarsi le contraddizioni. Diventa più complicato quando invece la violenza, lo scandalo della violenza, lo trovi nel testo sacro.
Che sia sì, il Corano, sì, che sia la Bibbia, diciamo, questo pone problemi. Però ecco, Claudio voleva aggiungere forse un'altra domanda? Claudio? No, intanto mi interessa, intanto saluto Brunetto con molto affetto. Ciao Claudio. Mi interessa anche questa coincidenza dei tempi, no? Non prevista, su un testo come questo, di andare oltre. Ma mi piace il fatto anche poi dei due autori, diversi tra loro per competenze, anche questo mi sembra importante. E poi mi piace, sì, questa cosa che leggo proprio in una recensione, possono venire alla luce un'esistenza, quindi singola, una società e una storia che si possano emancipare, diciamo, dal potere e dalla guerra. Dice, da parte nostra, scrivono sia Brunetto che Mancini, la risposta non può che essere positiva, però molto realistica, ma potrà esserla solo se si accetta il rischio di pensare altrimenti, superando luoghi comuni del pensiero convenzionale e facendo il nostro valore essenziale della responsabilità. Mi è piaciuto molto anche questo aspetto sul singolo. Prego. Sì, sì, sì. È così. Naturalmente ci sono responsabilità delle nazioni e dei popoli, però c'è in primo luogo da parte nostra una constatazione che se non c'è un lavorio da parte del singolo che dica che la guerra è insensata, penso a Quasimodo, sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo, evidentemente è difficile che questo possa aver luogo. Ed è per questo che noi abbiamo sottolineato molto la dimensione dell'educazione alla pace. Questo è un discorso che viene da lontano, e in questi giorni io non posso che pensare all'esperienza di Neve Shalom Wat HaSalam, il villaggio della pace, dove io ho imparato quanto sia fondamentale avere una scuola per la pace. Noi purtroppo nelle nostre storie comuni abbiamo delle scuole di guerra, delle accademie militari, abbiamo dei luoghi dove si impara a vedere il nemico come tale. Ecco, forse dovremmo avere molte più scuole per la pace in cui si impara non ad amare il nemico, questo è un fatto evangelico, ma a convivere, perché il tema lì evidentemente è di convivere tra storie diverse e purtroppo confliggenti per tanto tempo. Però ecco, la tesi del nostro libro è che questo è possibile, non dobbiamo accettare la guerra come inevitabile, e questo ci sembra che ormai invece sia il discorso che tutti i media, ma anche nel senso comune, è passato. Non possiamo fare a meno della guerra, ecco, come se fosse, ma se anche nel testo biblico, se persino nel testo biblico, sì, c'è questo scandalo della violenza, che è scandaloso, sì, per noi, magari per l'autore del tempo poteva esserlo di meno, ecco. E, sì, insomma, il tema della guerra giusta è presente anche nella Bibbia, sì, nel sì, Primo Testamento, e quindi come si fa a smarcarsi da questo fatalismo che la guerra fa parte dell'esperienza umana fino alla fine, ecco, sostanzialmente. Sì, la Bibbia è un testo molto realistico, è un testo certamente che per chi crede è stato scritto in un qualche modo da Dio, ma è scritto anche con mano umana, e il realismo della Bibbia dice che la violenza va attraversata, non si può far finta che non ci sia, va attraversata per coglierne l'orrore e l'insensatezza e per appunto demistificarla. Noi intendiamo questo, e già nel Primo Testamento ci sono segnali di superamento della guerra, la stessa voce di un profeta come Osea quando dice io voglio misericordia e non sacrifici, facendolo dire a Dio. Evidentemente la logica sacrificale, che è una logica violenta in quanto tale, ma che è l'inizio di tante religioni, a cominciare dall'induismo per arrivare a quelle mediterranee, ecco, questa va
va superata con che modalità? Osea dice misericordia, e non a caso questa parola è ripresa letteralmente da Gesù. Quindi non dobbiamo scandalizzarci di questo, perché la Bibbia è il codice che racconta l'uomo così com'è, e l'uomo così com'è purtroppo ha visto e purtroppo vede ancora la guerra come una soluzione ai problemi umani. Peraltro nel suo complesso e ad un'attenta lettura storico-critica, perché qui c'è il problema ermeneutico, come leggere la Bibbia, evidentemente, perché se la leggiamo letteralisticamente diventiamo matti, e purtroppo lo so bene che oggi questo è un problema e che tanti oggi, anche cristiani, leggono letteralisticamente la Bibbia, ma bisogna oltrepassare questa cosa e leggerla in maniera sapienziale, in maniera intelligente. Non c'è niente da fare. Un'ultima domanda su un tema che naturalmente richiederebbe, insomma, tanto tempo da esplorare, ma noi consigliamo intanto agli ascoltatori procurarsi questo libro, lo ricordo, Oltre la guerra, le vie della pace tra teologia e filosofia, edizioni Effata. Però io vorrei chiedere, ma perché anche la filosofia? Beh, la filosofia ha un ruolo fondamentale, io lo dico da non filosofo, perché la filosofia ci insegna quello che dicevamo prima, cioè la possibilità di riattivare le coscienze c'è davvero. Non è che siamo noi buoni o cattivi. Quindi un libro questo che si rivolge a credenti e non credenti, insomma, tra teologia e filosofia. Certamente, anche perché tutti siamo coinvolti nella prospettiva di pace che deve essere quella che abbiamo tutti. Certo. Allora, io direi, concludiamo qui, forse Claudio voleva aggiungere un'ultima cosa? C'è un pensiero bellissimo di Dietrich Bonhoeffer, che è proprio anche spunto, mi sembra, preso da Brunetto Salvarani. Esistono cose per le quali vale la pena impegnarsi senza compromessi, e a me pare che la pace e la giustizia sociale, o precisamente Cristo, siano una di queste. Bella parola di Dietrich Bonhoeffer, che ovviamente è anche un testimone oltre che un maestro. Grazie allora a Brunetto Salvarani per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. A risentirci presto. Grazie a voi. Grazie mille. E buon lavoro.